Marco La Raspata, è stato firmato il nuovo decreto sostegni. Basterà a dar fiato un po' alle economie delle piccole aziende, delle partite IVA? Questo contributo a fondo perduto, sostegni del decreto legge, non basterà, assolutamente non basterà. Dalle prime simulazioni fatte sugli scaglioni di fatturato che ci hanno indicato praticamente aziende da 100.000 euro fino a 10 milioni di euro arriveranno per le imprese, diciamo, medio-piccole. Pochissimi contributi. Parliamo con un minimo, infatti hanno messo un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti. Arriveranno 4, 3.000, 5.000, chi è più fortunato qualcosa in più, che non è sufficiente né a garantire un fitto mensile né a garantire un costo energetico mensile. Arrivano dopo 4 mesi di 4-5 mesi di totale assenza del governo per aiutare le imprese. Funzioneranno in questo modo, ve lo dico molto velocemente: alcune aziende prenderanno i sostegni, alcune aziende no, e questa è un'ingiustizia. Le aziende che non prenderanno nulla saranno quelle aziende che vivono da tempi remoti fino al 31-12-2018. La base di calcolo velocemente è quella della differenza media mensile del fatturato che si trova sulla dichiarazione IVA col volume d'affari, e su questa differenza del mensile si calcolerà la percentuale che avranno. Alcune aziende invece che hanno avuto l'attivazione nell'anno 2019 avranno o il contributo spettante se con la perdita superiore al 30% o invece con una perdita inferiore al 30% i 1.000 euro o i 2.000 euro che prima dicevamo. Quindi ci sono una serie di ingiustizie che noi non accettiamo e che faremo ricorso al TAR per tutte le imprese che non rientrano in questo sostegno, perché non è possibile e immaginabile che un'azienda che abbia perso il 29,8% o il 25% o il 27% non possa avere, come tutte le imprese italiane, un aiuto, seppur esiguo, in questa situazione così delicata.